La domanda è questa, che inizialmente per lui è stato motivo di stress, il fatto che a me quest'anno sono capitati tutte queste dai. Sì, sì. Allora, il cane è lì. Devi aspettare lì. Aspetta, ok? Ogni volta deve entrare solo quando ve lo decidete. Perciò all'inizio dovete lasciarlo qualche secondo. Vedi che fermo là, aspetta. Poi dopo imparerà ad aspettare da solo, no? Allora, a questo punto cosa faccio? Vedete, guinzaglio e lo invitate ad entrare. Vedete che entra in modo più calmo? Sì, sì. Dovrebbe entrare così. Ok. Ora, per togliere il guinzaglio, stessa cosa. Posizione di attesa, cioè seduto, può essere anche coricato, ma seduto va bene. E piano piano allargate il guinzaglio. Siccome lui è abituato a scappare ora, bisogna abituarlo a non scappare, no? Perciò, togliamo il guinzaglio. Shhh. Così. Ti avevo detto che ti metteva la riga. Ok. Okay. Ora può andare. E non scappa, infatti, vedi, non ha quell'atteggiamento. Molto bello. Ha le orecchie, sembra Dumbo. Allora Dani, adesso te lo faccio vedere quello che facevi. Allora, due dita qua, sì. Sotto la mandibola, no? Come se fossero dei denti. Blocchi il cane, togli la coda e massaggi il cane. La mano diventa una bocca, sì. Devi massaggiare, devi stringere bene, eh? Sì. Lo rilassa. Ok. Devi farlo sino a quando non finisce bene, ricordo. Perché memorizza l'ultima, poi sì, che fa. Sì. La prossima settimana abbiamo l'appuntamento con i pitu. E lui, con i pitu di suoi. La grotta, meglio. C'è la mia casa qui. Sì, vivono con noi. Più suoi. Ah, è stata una relazione, come dico io, mi è piaciuto molto, però è il migliore. È uscito un po' peloso. Cazzo, lo sta ritornando al suono del fondo. Ma le cose mi è uscito un po' peloso, però è il mio figlio. Per capire che non deve scappare. Sì, allora, il giorno d'oggi poi c'è il laser, ci sono tante cose. Dai, infatti. Con questo cazzo a spalla.
Prova tu, Danilo. Ehi. Datti alla fuga. Datti alla fuga. L'altra mano nel collo, così con quella togli la coda dalle gambe. Non il saggio deve essere così, guarda. Sì. La prima volta che lo sto mettendo in pratica, sì. Quindi un pochettino magari capita che... Era per dirlo davanti alla fotocamera, così la gente lo sa. Un po' la difficile. Togli la coda. Bravo. Piano. Sembra fil di ferro, è rigido. Togli piano piano la mano dal collo ora. Devi abituarsi a stare anche se non lo tieni, eh? Ok. Bene. Lascia la coda, così. Accendi il phon. Massaggia sempre con una mano e con l'altra. Non è male, eh? Con le dita, bene, okay. Sì. Vabbè, devo cambiare. Ah no, non lo so. Aspetta, io lo voglio riaccendere per essere sia senza tenerlo più, devi rimanere da solo senza spaventarsi. Questo glielo devi fare ogni giorno, eh? Sì. E li farò anche questo. A sedere, con uno tiri e con l'altro. Ah, ok. Ok, seduto. Aggiusta il collare. Così. Mettilo bene sotto. Dai, non aver paura. Bene sotto. Dai, ok. Aggiustato. Mettiti a fianco. E poi parti. Andiamo. Senza dire niente. Guarda con Pavel, guarda.
Quanto pesa? Guarda, quasi 40 kg. Ciao. Buonasera. Buonasera. Non ce l'hai al guinzaglio? No. L'hai ben addestrato. L'ho portato da uno bravo. Io lo sto vedendo adesso, ho già fatto la foto. Seduto, tuffo, giù. Giù, giù, giù. Non dire niente, toccalo e basta. Seduto. Ok, andiamo. Quindi anch'io devo fare così. Dovrebbe chiamarmi. Sì, seduto. Felice. Lo deve tranquillizzare. Che lei è? Non mi sia accogliuta che mi dà cani grossi. Seduto. Sì. Scherzo. Sai cos'è? Vabbè, già c'è il programma stasera di Polo. Oh, lo sapevi che in Inghilterra è uscita dalla... Sì, l'hai detto tu gli fa. Ah, te l'ho detto io. Chica, che c'è? Che fai? Sembra una mano? Paura. Stai fermo, sono a Luisa, cosa gli faccio vedere come faccio? Lui ma è sciocco, eh? Dani, poi tu ti sei scurpato a te. Tanto lo so che siete amici. Ce la facciamo una foto così? Avete il cuore? La chiamiamo da Maria De Filippi, la chiamiamo, c'è cosa per te. Ciccia! Luisa, che dici? Apriamo la busta dei ragazzi. No! Bisogna scrivere, c'è pagina per te. Ma la pellosa busta, ombo. A due soli strozzasane. Isso, vogliamo piare, gioco, ci pensaggio, gai. Sì, batte ma a casa. Io perché non fa fare buttare la scena già a Francia, perché di solito sono disposto a più a stroncare la linea. Quando sei venuto gli ho detto, ma abbi pazienza, no. Ma non ti potevi fare i fatti. Guarda, sono una persona educatissima, però a tono rispondo a tono, invece con lui sono riuscito a essere diplomatico. Perché è distratto. Ma secondo me lui ha rilevato problemi. Rilassato. Problemi ce li hai tu. Già, beh, ne hai costato. Tu lo dici così. Beh, in effetti un po' di... Quello è un altro discorso. E Gordon, tu stai insieme, cosa sta preparando la cena? Per caso, no? Non penso. No, i piatti. Perché è uscita presto perché aveva un compleanno. Un compleanno per i bambini. Io invece avevo la mia cosa. Perché oggi ho risentito, vedi, passato l'effetto dell'acido olifico, sai il dolore alla spalla? Sì. Il cigliale, allora mi sono ricordata. Quando lo puoi riprendere? Preso alle 7. Immediatamente, infatti. Troppo fresco l'ha preso, poteva dormire magari stanotte, se lo prendeva più tardi. No, devo prenderlo ogni 12 ore. Altrimenti, capito. Ed è così. No, non lo so. Poi guarda, a me sai una cosa, dà fastidio. Per esempio, nell'educazione dei figli, che gli altri ti diano tanti consigli e suggerimenti. Ma scusa, io posso avere qualche perplessità, no? Devo essere io a chiedere, non tu a dirmi come mi devo comportare. Guarda, un giorno la sorella di Alessandro, quando stava da dire, ha scritto le bambine a nuoto. Mentre una, la piccola, è un amante delle gare, si mette in gioco, poi non gliene frega niente se vince o se perde, no. Proprio la competizione. Proprio la competizione che piace. Invece la grande no. La grande. Shhh. Discoglio. Ok.
Certo, vado avanti. Subito. Dice, da una parte c'è questo asino a due zampe, dall'altra c'è quello a quattro zampe sciolto nel pavimento. Dopo, detto qua. Dopo. Dopo. Mi pare fai male. Anzi, dopo Danilo deve fare. Un po' smalto, no? Questi guarda che non è la medusa che se lo guardi di pietra. Ragazzi, volete un tè al limone, un cipolla?